Sono finiti i tempi in cui bastava guardare in faccia una persona per capire che musica ascoltasse. Negli anni 90 l'ascolto della musica era qualcosa di più di mettere un brano sul proprio pod in rotazione. Era uno stile di vita, un'identità. L'equivalente dell'ascolto musicale era come il corteggiamento di una donna. Bisognava aspettare che il disco passasse alla radio, poi effettuare una ricerca meticolosa del titolo e infine bisognava recarsi nei negozi per comprarlo. E tutta questa attesa provocava una gioia infinita al primo ascolto. Adesso invece esistono programmi che soltanto canticchiando la canzone il programma ti riconosce che canzone è e te la fa scaricare direttamente sul cellulare. E dopo che uno se la scarica alle 4 di mattina e se l'ascolta per 10 volte, il giorno dopo non si ricorda nemmeno più che cos'era. Invece io, quei dischi sudati, me li ricordo tutti, dalla prima all'ultima traccia. Il mondo sembrava dividersi in due universi paralleli, quello rock e quello pop. E sembrava che il mondo rock vivesse in piena simbiosi con la propria musica. Era il suo nutrimento, la sua medicina. È della mia stessa opinione Giordano Criscolo, un ragazzo che ho conosciuto su MySpace, che ha scritto 3 romanzi, una trilogia di amori e chitarre distorte. E anche lui si ispira a quegli artisti che hanno reso grande la musica degli anni 90. E sono proprio Marlene Kunz che in questo libro donano le proprie strofe per i versi da dedicare all'amata del protagonista. L'ultimo libro della trilogia si intitola invece 1000 anni con Elide, proprio come un brano di Verdena. Era il 1998 quando io conobbi il Grange, proprio grazie a loro, i Verdena, una band formatasi in provincia di Bergamo e pensavo un po', proprio in un pollaio. Hai messo la crema? Voi che dite? Tornando a quel pollaio, è proprio da lì, da un posto isolato, lontano dal mondo, che si forma quel suono di Seattle, ispirandosi però a quella musica psichedelica che lo zio del cantante e del batterista faceva ascoltare quotidianamente. Beh, mentre vado a finire di fare 2 cose, ascoltatemi.